Buongiorno dalla redazione di Russia News. Parliamo di Ucraina e pagliacciate. Il piccolo dittatore Volodymyr Zelensky, che evidentemente non ha altro di meglio da fare, lo scorso 4 settembre ha emanato un decreto presidenziale per conferire dei titoli onorifici agli amici dell'Ucraina. Premi assegnati a 137 personalità di vari paesi. Come scritto testualmente nel decreto, per il loro significativo contributo personale al rafforzamento della cooperazione interstatale, al sostegno della sovranità statale e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, alla divulgazione dello Stato ucraino nel mondo. A ricevere le demenziali onorificenze troviamo una serie di patetici personaggi, ovviamente legati allo Stato profondo, tra cui il segretario generale della NATO, il diversamente intelligente Jens Stoltenberg, i guitti in decadenza di Hollywood Sean Penn e Ben Stiller, ma anche, ahinoi, 10 italiani. Vediamo i nomi dei nostri connazionali servi della propaganda di Kiev. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il ministro degli esteri Antonio Tajani, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari, il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Francesca Maria Talo, il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, la deputata PD Lia Quartapelle, conosciuta più per essere la moglie di Claudio Martelli che non per il suo inesistente spessore politico. Infine, l'adulatore servile Bruno Vespa, che pare aver dimenticato la lezione di giornalismo ricevuta in diretta televisiva dal grande Vladimir Salaviov. Questa disgustosa farsa è talmente imbarazzante che nessun media mainstream ne fa cenno. D'altra parte, c'è poco da vantarsi nel sostenere un regime spietato che dal 2014 uccide impunemente cittadini inermi nel Donbass e conduce una spregevole pulizia etnica contro gli ucraini russofoni utilizzando milizie neonaziste. Un regime che ha chiuso giornali, radio e TV indipendenti, messo al bando sindacati e partiti di opposizione. Un regime corrotto e manovrato da oligarchi e che ha sulla coscienza uno dei più grandi traffici di organi a livello mondiale, oltre 100 biolaboratori sperimentali pericolosissimi e un enorme giro di compravendita di bambini con tanto di tariffario.